Questa settimana abbiamo organizzato questo tavolo, gli stati generali del lavoro. La nostra intenzione era quella di puntare proprio un faro sulla situazione che riguarda i nostri giovani, sulla disoccupazione giovanile. Dal primo giorno di insediamento questo governo regionale ha stabilito che il lavoro è una priorità. Infatti abbiamo concentrato tutte le risorse, tutte le misure, tutti gli interventi per favorire l'occupazione, dando incentivi alle aziende che assumono lavoratori a tempo indeterminato ed introducendo misure di sgravio fiscale, in particolare meccanismi di deduzione IRAP per chi assume nuovi lavoratori. Adesso abbiamo deciso di spingere sull'acceleratore per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, che è il problema dei problemi in Piemonte. E infatti abbiamo convocato questo tavolo per proporre una mobilitazione generale e per trovare delle soluzioni per intervenire a favore dei giovani, che vengono molto, troppo spesso dimenticati. E cioè si fa tanta polemica, si dice che ci sono delle priorità, però poi alla fine spesso si occupa di chi ha già il lavoro e non tanto spesso, non sufficientemente, di chi il lavoro non ce l'ha e magari è in una situazione dove diventa sempre più difficile averlo. E allora abbiamo proposto sgravi fiscali per chi assume giovani a tempo indeterminato, una misura significativa che consente un risparmio di 979 euro per ogni giovane assunto e misura che consentirà di creare dal nostro punto di vista da 10 a 30 mila nuovi posti di lavoro. Questi non sono soldi mal spesi, sono soldi ben spesi, perché noi dobbiamo concentrare le risorse, dobbiamo concentrare le energie per creare nuovi posti di lavoro. E poi un altro aspetto che abbiamo trattato in questa riunione è stato quello di incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Noi è vero che c'è disoccupazione giovanile, ma è anche vero che spesso non si creano le professionalità per svolgere determinati lavori. Per esempio, l'anno scorso c'è stato un incremento del 5,8% dell'occupazione in agricoltura. Quindi formiamo giovani che possano lavorare in agricoltura. C'è una richiesta con riferimento a lavori tipo il pasticcere, tipo il panettiere, tipo il sarto, la sarta, l'operatore elettrico, l'operatore meccanico. Anche qui lavoriamo insieme ai territori per stabilire quelle che sono le esigenze provincia per provincia e poi di conseguenza arrivare attraverso il meccanismo della formazione professionale a creare quelle figure, le figure corrispondenti per cui esiste una richiesta da parte del mondo del lavoro. Questo tavolo è andato bene, adesso abbiamo riaggiornato ai prossimi giorni un'altra riunione, perché in quella sede noi presenteremo un pacchetto complessivo di misure a vantaggio dei giovani piemontesi. Noi vogliamo fare in modo, e ci stiamo riuscendo, vogliamo fare in modo di raggiungere questo obiettivo, cioè il Piemonte deve essere la regione dove è più conveniente venire a lavorare.